Proprio 2 giorni fa il nostro caro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ci ha raccontato la balla. Qual è la balla? Quella che l'Europa andrà a redistribuire. Gli 82 migranti, persone a bordo della Ocean Viking, della ONG Mediterranee e Medici Senza Frontiera. Perché una balla? Allora, può essere che in questo caso li prendano tutti, ma non sarà così. Probabilmente non sarà così. Francia ha detto: io prendo il 25%, l'altro 25% lo prende Germania, ed adesso in poi tutti quelli che arrivano nel Mediterraneo noi ne prendiamo il 25% Francia, 25% Germania. E voi direte: ma sono impazziti? Ma si sono rincitrulliti? No, no. Il problema è che loro parlano di una cosa e noi parliamo di un'altra. Stiamo dicendo due cose differenti. Loro dicono: noi prendiamo i migranti che si possono definire richiedenti asilo. Cosa vuol dire richiedenti asilo? Sono quelli che chiedono la protezione perché stanno scappando dalla guerra o stanno scappando da persecuzioni politiche. Voi sapete che quelli che partono dalla Libia, 3-4 su ogni nave scappano dalla guerra. Gli altri sono persone che arrivano in Libia per andare in Europa, in Italia, da tutta l'Africa perché è il punto più vicino, non perché piace la Libia, è il punto più vicino all'Italia. Quindi quelli sono, chiamiamoli migranti illegali, clandestini illegali, illegali e poi entrano come clandestini in Italia. Quindi Francia e Germania, come quello che firmerà Conte, firmerà il patto tra 4-6 stati provvisorio prima di modificare il Trattato di Dublino, che non verrà mai modificato. Ricordatevi che Francia e Germania prenderanno di questi 82 il 25% dei richiedenti asilo e l'altro il 25% dei richiedenti asilo. Quindi, se su questa nave ci saranno 4 richiedenti asilo, uno lo prende la Francia e uno lo prende la Germania. Avete capito? Su 82, 1-1. Mentre la balla di Conte ci ha detto 24 rimangono in Italia, gli altri vanno via tutti. Quando verranno Francia e Germania diranno: bene, siamo qua per prendere i richiedenti asilo. E l'Italia dirà: e non ce n'è, ce ne sono solo 4. Ok, il 25% di 4, 1. E Francia dirà: io 25% di 4, 1. E andranno via con 1 a testa. E noi rimarranno 80. Avete capito qual è la balla? E così è successo che anche il premier ungherese Viktor Orban, quello che vedeva come Salvini il salvatore dell'Europa, aveva questo ascendente su Salvini, lo vedeva come Dio in terra, aveva ringraziato pubblicamente Matteo Salvini per il lavoro fatto al Viminale per contrastare l'immigrazione clandestina, perché il contrasto all'immigrazione clandestina fatto dall'Italia ha portato dei benefici anche in Europa. Meno arrivano in Italia, meno vanno da Orban a piedi. Avete capito? Beneficio ha beneficiato tutta l'Europa. Poi da quando, dall'8 agosto in poi, nel tempo di un mese, gli sbarchi sono triplicati, l'hotspot di Lampedusa è al collasso. E il PD esulta, si abbracciano, festeggiano, finita la stagione dell'odio, finita la stagione della legalità, forse. Guardate Francia e Germania, noi prendiamo i richiedenti asilo, gli altri no, gli altri sono persone che cercano di entrare illegalmente. Perché dovremmo prendere persone che cercano di entrare in Europa illegalmente? Non gli si può dare assolutamente torto, stanno dicendo una cosa corretta. Quindi l'Europa non gli interessa, noi prendiamo i richiedenti asilo e noi che arrivano davanti alle coste con i barconi carichi di illegali, migranti illegali, dovremmo farli sbarcare per quale motivo? Perché l'ONG dice che sono naufraghi? Sono naufraghi? Qualcuno, qualche volta sono naufraghi, naufraghi, ma le altre volte sono andati a prendere davanti alle coste della Libia. E poi, ammesso e concesso che siano naufraghi, i naufraghi si rifocillano, si fanno riposare e poi si rimandano da dove sono partiti. Però arrivano senza documenti. Di dove sei? Non mi ricordo. Da dove arrivi? Boh, chi può dirlo? E il ministro degli esteri ungherese attacca l'Italia sulla decisione di far sbarcare a Lampedusa i migranti a bordo della Ocean Viking.
e dicono esattamente deplorevole aprire i porti. Dura replica di Di Maio, facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri. Allora, deplorevole aprire i porti, che cosa sta dicendo? L'Ungheria. Aprire i porti si intende aprire i porti all'immigrazione illegale, cioè vuol dire favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questo sta dicendo. Aprire i porti vuol dire questo. Nessuno nega asilo, appunto, asilo a persone che scappano dalla guerra o dalla persecuzione politica, ma aprire indiscriminatamente i porti a chiunque. Poi col giochino di Francia e Germania noi prendiamo quelli che richiedono l'asilo, uno e uno. Deplorevole aprire i porti, hanno totalmente ragione. L'aprire i porti non vuol dire aprire i porti come salvare le persone in mare, ma quello non c'è dubbio che si salvano le persone in mare. L'Ungheria fa riferimento con quell'aprire i porti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, illegale. E hanno ragione, come ha ragione Francia e Germania a prendersi solo i richiedenti asilo. Il problema è tutto italiano. Il problema è tutto italiano. Non c'è Dublino da cambiare che possa reggere, non c'è. Per quello che diceva, è una grande balla, ma non la possono far bere telegiornali e giornali amici del Visconte e di Zingaretti. Diranno, sorvoleranno su questo. Conte ha fatto vedere, guardate, tutti vogliono i migranti. Non è vero, è una balla, è una balla. Ma la risposta di Di Maio, facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri. L'Ungheria sta dicendo, non sta facendo il sovranista con le frontiere degli altri, sta dicendo, attenzione, che questi che tu fai entrare illegalmente in Italia, poi alla fine cercheranno di entrare anche in Ungheria a piedi, in tutta Europa. Quello che aveva fatto Salvini è stato un beneficio per tutta Europa. Quindi la risposta piccata di Di Maio sembrerebbe che anche Di Maio non abbia capito che la ridistribuzione in Europa è solo per i richiedenti asilo, solo per i richiedenti asilo, come lo devo dire, richiedenti asilo, si contano su una mano su ogni nave, si contano su una mano. E l'Ungheria ribadisce quella di tornare ad aprire i confini e i porti ai migranti illegali, è una decisione deplorevole e pericolosa, completamente d'accordo. E qui non bisogna essere sovranisti. Una persona che arriva in Italia in maniera illegale non ha diritto di stare in Italia, deve tornare a casa sua. Qui non c'entra niente essere sovranisti, non c'entra essere né di destra né di sinistra. È logica, è buon, logica, non buon senso, logica. Sono le leggi italiane che ci sono in tutto il mondo. Quindi è proprio il portavoce, anche il ministro degli esteri ungherese, vediamo se lo pronuncio bene, Peter o Peter Szijjártó, che dopo poche ore dell'apertura. E dopo poche ore le frasi dette da Viktor Orban a ringraziare pubblicamente Salvini per il lavoro fatto. Quindi all'emittente televisiva M1 il ministro ungherese ribadisce che non se ne parla proprio di accogliere migranti all'interno dei propri confini. Giustamente. Ma loro parlano di migranti sia illegali sia richiedenti asilo. Loro non vogliono sentir parlare né di richiedenti asilo né. Loro che cosa pensano? Ma tanto ci sono gli altri, no? Li accolgano gli altri. Giustamente cosa dicono? Queste parole, come si fa a non condividerle? Dopo aver fatto entrare masse di migranti illegali, vogliono distribuirli tra gli stati membri dell'Unione Europea, e assicurando che l'Ungheria continuerà a difendere i propri confini. È giusto, questa frase è assolutamente corretta. Dopo aver fatto entrare masse di migranti illegali, stiamo parlando di immigrazione illegale, vogliono pure distribuirli nell'Unione Europea in maniera fissa e se non lo fai ti do la multa. Ma state scherzando? Ma state scherzando? A parte che la multa sarà per chi non prende i richiedenti asilo, ma non ce n'è neanche da distribuire, perché se fate conto che sono magari 4 e gli stati sono 28, vuol dire che prima che ti tocca una persona devono passare 4-5 sbarchi. Stiamo parlando di niente. Di niente. Ma giustamente l'Ungheria parla di migranti illegali, quello che io ho sempre detto nei miei video. E il ministro degli esteri ungherese sottolinea che l'unica chiara linea di divisione è tra chi si oppone alle migrazioni illegali e chi le sostiene.
Come si fa a essere pro migrazione illegale, mi chiedo io. È una domanda che mi faccio tutti i giorni. Non si può pro l'immigrazione illegale, quello è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si deve essere per l'immigrazione legale, con documenti, con i requisiti, o eventualmente richiedenti asilo che scappano da guerra o da persecuzioni politiche. Però c'è anche un limite lì. Richiedente asilo, se si presentano ai confini italiani 4 milioni di persone che scappano da una guerra, l'Italia non è obbligata ad aprire i confini. Attenzione, attenzione, non diamo tutto per scontato. Finché si parla di 2-3 persone che scappano dalla guerra su ogni nave è un conto. Immaginatevi se un giorno si dovessero presentare milioni di persone ai confini dell'Europa perché scappano da una guerra. Che si fa? Sempre dall'Ungheria dicono che incentivare il lavoro dei trafficanti e le partenze dei migranti stessi, facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri, risponde appunto Di Maio, che ha bollato come del tutto strumentale il giudizio espresso dal governo ungherese. Ma con tutta onestà, tutta l'onestà, non c'è niente di strutturale in quello che dice l'Ungheria. Sta dicendo le cose chiare. Una fotografia chiara della realtà che qui in Italia non vogliono sentire. Sapete come fanno? Ba 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 che non vogliono sentire. Dovete sentire quello che sta dicendo l'Ungheria. Non c'è nulla di fazioso, non c'è nulla di mostruoso. Sta dicendo: noi non siamo disposti all'immigrazione illegale, come non dovrebbe essere disposto nessuno. Ma Di Maio dice: l'Italia non si farà più carico da solo di tutti gli arrivi dei migranti che si presentano davanti alle coste italiane. Devono essere in qualche modo trasferiti in Europa e non solo in Italia attraverso un corridoio umanitario, dice il ministro degli esteri Di Maio, che dice mette fine all'inferno dei trafficanti di uomini, dei barconi e ognuno si assume le sue responsabilità. Sì, ma non è possibile che le ONG vadano davanti alle coste della Libia, facciano salire migranti illegali, li portino a forza in Europa e l'Europa a forza li deve ridistribuire fra tutti gli stati. Ma stiamo scherzando? Stiamo parlando di immigrazione illegale. Ma vedremo che cosa faranno il 23 settembre quando si riuniranno, che il vertice di Malta tra i ministri responsabili delle politiche migratorie di Roma, Berlino, Parigi e La Valletta, assieme ai rappresentanti della Commissione europea e del governo finlandese che detiene la presidenza di turno dell'Unione europea. Verrà intavolata una trattativa per mettere a punto una nuova strategia che renda più efficace rispetto al passato il trasferimento dei migranti negli altri stati europei. Io voglio vedere proprio l'Italia quando dirà: bene, 3% sono quelli che richiedono asilo, e degli altri che facciamo? Ma voglio proprio vedere, voglio proprio vedere. Che cosa ne esce fuori il 23 di settembre, fra qualche giorno. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.